Martedì 11 ottobre, ore 19 locali, le 18 in Italia, il secondo impegno per la Trentino Diatec in questo mondiale per club in Qatar. Mister Radostin Stoicev, che partita sarà quella con l'Al-Arabi? Di sicuro la partita decisiva per entrare in Final Four. La squadra qatariana è una squadra tutta costruita dai stranieri, giocatori con una certa esperienza, sono insieme da poco, quindi avranno gli stessi nostri problemi. Noi usciamo sul campo con una sola idea: vincere. Se l'aspettava la vittoria della squadra di Bernardi sullo Zenit? Era molto probabile, perché è una squadra veramente costruita bene, secondo me, che ha fatto una bella pallavolo ieri. Dall'altra parte mancavano i primi due set, proprio tanti fondamentali della squadra russa, quindi è un risultato, secondo me, assolutamente legittimo. Tornando all'impegno della sua squadra, come stanno i ragazzi? Djuric sta recuperando? Sì, la buona notizia è che Mitar sta recuperando, ovviamente senza lamenti sarà molto difficile per lui, ha ancora questo dolore nella caviglia, però è a disposizione. Da oggi inizia a allenarsi anche la pallavolo. Vediamo stasera, sì, dopo l'allenamento di stamattina sente cambiamenti, dolori, però sono fiducioso per il suo.